Certo, Certo. continui a farlo. Dipendenze vecchie e nuove droghe, cercheremo di capire come si è evoluto il tema della dipendenza fino ad arrivare alla dipendenza da smartphone, i ragazzi Kikomori, questo fenomeno che comunque si è ampliato fortemente durante la pandemia. È un discorso davvero complesso quello che andiamo a toccare quest'oggi, che però riguarda tante tante persone, riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, quindi davvero una puntata delicata di Vera Mattina che andiamo a affrontare con dei grandi esperti. Diamo innanzitutto il benvenuto al dottor Angelo Giglio, neuropsichiatra, esperto in patologia delle dipendenze. Grazie dottore per aver accettato il nostro invito, l'abbiamo lungamente corteggiata, finalmente siamo riusciti ad averla qua in studio perché davvero un grande professionista ci potrà fornire dei preziosi Spero. consigli. Di sicuro. E così come diamo il benvenuto alla dottoressa Barbara Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta, lavora moltissimo con gli adolescenti perché proprio parlando di adolescenti si aprono degli spaccati che neanche erano ipotizzabili, immaginabili qualche anno fa. È cambiato tutto in poco tempo. Dottor Giglio, subito una domanda a lei, come sono cambiate le dipendenze dalle droghe tradizionali, Ma dove siamo arrivati? siamo arrivati, bisognerebbe fare un po' un parallelismo, cioè nel senso che se l'inizio del consumo di sostanze, no? Collocandolo storicamente anni 60-70, con tutto poi andare avanti, è legato a un particolare momento storico da una parte della società, quindi con tutti i movimenti che erano collegati, in cui se vogliamo dire. Il consumo di sostanze, io faccio una premessa, non chiamo più drogati o altre cose, ma useremo il consumo, perché la dipendenza è una particolare condizione patologica, lei giustamente mi ha detto esperto in dipendenze patologiche, perché la dipendenza in quanto tale non è patologica. È il nostro sistema che ha patologizzato un termine e questo ci deve far riflettere quando usiamo i termini, cioè le parole dicono, le parole. Aprono scenari, raccontano storie, quindi per me è importante parlare di consumi, poi di consumi patologici, poi di dipendenza. La dipendenza è uno stadio, come dire, fra virgolette finale che si compone di diversi aspetti che magari poi possiamo toccare. Però tornando alla domanda, cosa è cambiato? Beh, è cambiato che oggi incontrare sostanze, trovarsi in una condizione di sviluppare una dipendenza da due puntini, e potremmo fare il lungo elenco, lei ne ha accennato una parte, ma ne potremmo mettere tante altre, beh, è una cosa. È un'occasione, una possibilità molto più a portata di mano. Cioè, oggi c'è meno la ricerca, cioè, viene da dire se uno sente i racconti dei primi, diciamo così, consumatori, abusatori, eccetera, era un movimento attivo, no? Molto proattivo verso la sostanza, verso quella condizione, verso il gruppo. Oggi il gruppo c'è ancora, fra parentesi, salvo poi alcune condizioni in cui il gruppo è tagliato fuori per altre questioni, però è diverso, è un gruppo che incontra delle cose e quindi è quasi, tra virgolette, è molto brutto il termine, lo voglio usare, naturale che incontrino delle condizioni per consumare, delle condizioni per sviluppare dipendenza. E questo è l'aspetto più. L'altro aspetto è sociale, cioè perché io uso il termine consumo? Perché in realtà noi siamo invasi, pervasi, la società dei consumi. Quindi pensare che le sostanze, i comportamenti di abuso o di dipendenza non siano cose di diverso, di altro da noi, non è. È una stupidaggine che comporta errori, che comporta anche come non riuscire ad aiutare quelle persone, i soggetti, i giovani, ma anche gli anziani che sono in quella condizione. Perché, come dire, su questo crinale scatta poi il pregiudizio, la sanzione. Poi, se abbiamo tempo, possiamo anche parlare di questo aspetto perché è molto importante, perché è come noi, come dire, leggiamo, quindi come dicevo prima, le parole dicono molte cose, cioè usare, molte volte i mass media utilizzano, si parla abbastanza poco, infatti sono contento di questa trasmissione perché si può parlare anche analizzando poi per il problema, si parla sempre di qualcosa di emergente, emergenziale, se c'è un morto, se c'è qualche cosa. Ma non difficilmente è raro trovare delle condizioni in cui viene esplicitato, viene raccontato, viene detto che cosa accade. Lo si fa sempre guardando dal buco della serratura e facendo quello che, a parere mio, è quello di scambiare il particolare col tutto.
Cioè, in psicologia c'è un po', no, la famosa immagine, se vedi lo sfondo è il primo piano, il Gestalt. Quindi, e secondo me questo è un errore strategico che non ci permette, anche qui, quando uno pensa, io devo dire onestamente di Kikimori non sono un grandioso esperto, mi sono un po' documentato, ho detto sì, però qui se non stiamo attenti rischiamo di È un fenomeno patologizzare. terribile, anche io mi sono un po' Terribile, documentata e la però. dottoressa Giacobbe ci potrà Infatti, illuminare. No, no, dopo però, sì. 70.000 in Italia i ragazzi Chicomori. Poi tanto capire a che punto, che è così che noi definiamo il ritiro sociale soltanto, la chiusura, il soggetto che altrimenti avrebbe avuto qualche problema, perché poi va anche detto, cioè oggi non. Perché, bisogna poi sempre stare molto attenti, che ad ogni tornata è un po' come, passatemi l'immagine, cioè anche la. Molti farmaci vengono, come dire, rimessi in mercato. La molecola originale, quella è sempre la stessa, viene solo modificato magari un passaggio, una parte, e viene di nuovo rimessa. Però di nuovo, delle volte, non c'entra sotto il sole. Mi ricordo che quando in Italia si cominciò a parlare di nuove droghe, no? E altre cose, facemmo qua a Torino un convegno in cui lo intitolammo Niente di nuovo sotto il sole. Perché in realtà. Le anfetamine, cioè, ragazzi, le anfetamine Ci sono da inizio del sempre. XIX secolo, come venivano usate. Il problema è come dire, poi c'è un'altra piccola cosa che mi piacerebbe sottolineare, è la funzione d'uso che la sostanza, il comportamento d'abuso e dipendenza viene ad assolvere nel sistema sociale, nei rapporti sociali, nei rapporti intrafamiliari e via di conseguenza. È cambiato, poi è cambiato questo perché proprio. È cambiato perché poi ti si stringe anche il cuore quando vedi che ragazzini di 12 anni quasi cominciano già ad usare sostanze pesanti. Che ti dice che cosa è successo? No, che cosa, cioè, se tu potevi mettere, tra virgolette, un termine, accettare che a 12 anni provavi la prima sigaretta, no? Ma così. Oggi no, questo così. L'abbassamento dell'età, che cosa è legato? Allora bisogna leggere anche, a questo punto anche la società attuale. Perché non possiamo dare la colpa solo ai comportamenti d'abuso, alle sostanze, se i giovani sono. Ma che cosa la società attuale mette in gioco? Quali sono i riferimenti? Dottoressa Giacobbe, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri giovani sono fragili perché si parla di dipendenze da sostanze chimiche, da farmaci, da psicofarmaci combinate con altre droghe, con alcol, dipendenze affettive. Che cosa sta succedendo ai nostri giovani, come giustamente ci stava raccontando il dottor Giglio? Ma sono giovani splendidi, Sì. viene da dire, nel senso che mi commuovo sempre quando parlo di ragazzi perché li conosco, ho la fortuna di conoscerli intimamente, no? Perché succede che i ragazzi con i propri genitori, io ho figli adolescenti, combinazioni in questo periodo, anche se lavoro con gli adolescenti da tanti anni, da prima, no? Comunque con i propri genitori non si aprono È molto vero. spesso. Non riusciamo a trovare quella chiave. Non è È semplice. vero. Ma con un fortunato esterno, che in questo caso sono io, si aprono e quindi so che sono giovani splendidi. Sono effettivamente, Sì. come dice lei, nel loro essere splendidi sono molto fragili. Sono dei ragazzi che noi stessi abbiamo cresciuto e cresciamo nell'amore, nella famiglia degli affetti, che non è più la famiglia tanto dei valori e delle regole, o comunque sta Non è neanche più tanto la famiglia trasformando. tradizionale, se vogliamo, perché adesso ci sono. Non c'è più tanto la famiglia tradizionale, i valori non è che non ci siano più, li stiamo cercando noi genitori di oggi di modificare, stiamo cercando nuovi valori. Però i nostri ragazzi lì cresciamo nell'ambiente dei sì, nell'ambiente degli affetti, facciamo difficoltà a. Noi cosa desideriamo dei nostri ragazzi? Che siano felici. Bellissima Sì. Però cosa, ma è difficile. anche che sappiano affrontare la vita. Io parlo anche da Esatto, mamma di una esatto. bambina di 9 anni. Io questo mi chiedo, che sappia affrontare la vita, che sia forte a sufficienza per poter affrontare i dolori, gli imprevisti, gli Sì, ostacoli. questo è già un Le risvolto, difficoltà. esatto, e dobbiamo aiutarli ad affrontare le difficoltà, forse anche non tutelandoli completamente, non aspettandosi che siano sempre felici, ma sapendo che sarà normale che affrontino tristezza, rabbia, paura, fallimento. Spesso il fallimento,
piccoli sono poi magari i fallimenti dei nostri ragazzi, lo viviamo noi stessi come un nostro fallimento. E loro hanno l'onere di appunto non provare quasi queste emozioni. Molto spesso quello che dico ai genitori che mi chiedono cosa posso fare quando mio figlio, mia figlia sono nel panico, nella tristezza, nulla di che. Dipendenze vecchie e nuove droghe, quindi dall'eroina alla sindrome di Kikomori. Insomma, come è cambiato, come si è evoluta proprio la dipendenza? Abbiamo in studio il dottor Angelo Giglio, che è un neuropsichiatra esperto in patologia delle dipendenze, tanti anni trascorsi nei CERT, sul territorio, a servizio proprio del cittadino, dottor Giglio, per aiutare. Lei l'ha fatto anche in modo concreto, con iniziative molto importanti. Sì, ho fatto un diretto, fino alla fine, un servizio per le tossicodipendenze, che appunto si chiamano i CERT attuali, o SERD. Infatti anche l'interessante, non si chiamano più CERT, ma SERD, vuol dire dipendenza. Poi c'è stato questo cambiamento che, vabbè, molte volte... Quindi adesso è acronimo di SERD. Adesso è con servizio territoriale per le dipendenze patologiche, anche lì sempre l'aggiunta del patologico, perché torno a dire quella discorso della dipendenza in quanto tale, cioè noi siamo gli esseri che lungamente, da piccoli, abbiamo una dipendenza. Infatti il distacco poi è quello che può creare i problemi se tutti non siamo in grado di aiutare i soggetti a creare, come dire, un distacco dalla mamma, dal papà, da altre questioni. Quindi proprio dire questo, patologica, perché effettivamente possono diventare in alcune condizioni patologiche. Molti anni sì, ho fatto questo nel territoriale, poi ho lavorato molto su interventi in strada, cioè vuol dire quando il servizio, cioè l'offerta di servizio, no? Di norma in sanità, ma un po' è quella che tu apri una porta, uno sportello, aspetti che la persona, che ha il problema, il cittadino, venga, ti busti, dice buongiorno, un problema, mi puoi aiutare. La cosa che si era capita, ma era stata allora un'esperienza un po' di evento, è stata in Italia, stato fra i primi insieme ad altri in Italia, anche questo è di portare noi il servizio, l'offerta, nel luogo in cui, nella scena, si chiama la scena, in cui avvengono le questioni. In questo caso si è trattato, questo obiettivo negli anni, primi anni 80, era legato all'allora problema, all'epidemia di HIV, HCV, eccetera. Oggi noi ci stiamo confrontando con una cosa ancora forse più pesante, vuol dire, poi non saprei mai bene, perché anche il virus dell'HIV, infatti dovremmo riprendere anche alcune cose che ci ha insegnato come superare quel rischio. Però allora, per esempio, era, visto che si era capito che il problema poteva essere legato anche ad alcune condizioni, ad alcuni comportamenti, e il comportamento di scambio, si parla di questo periodo modo dell'uso endovenoso, scambio di siringhe, degli siringhe. Strumenti, questo era un comportamento insieme al comportamento sessuale non protetti, i due si abbinavano esatto. E che, diciamo, davano una buona certezza, brutto dire questo, di contrarre il virus. Quindi la scelta è stata, allora facciamo in modo che vabbè, uno è classico discorso di dipendenze, devi smettere perché fa male, bla bla, per... l'altro è accettiamo... Ecco, però un approccio autoritario. Questo è un approccio autoritario, securitario? Dottore? No. No. Cioè, nel senso che la dimostrazione, quella che viene chiamata delle Star Wars, delle drug wars, cioè delle guerre alle droghe, è stata fallimentare. Cioè non è che bisogna abbassare le armi, assolutamente no, tenere alto il livello, vedere anche che il discorso del consumo, cioè del commercio di sostanze attraverso tutto il mondo, attraverso le nazioni, attraverso le transazioni politiche economiche tra i diversi paesi. E questo, l'altro invece è un aspetto invece in cui, come dire, pragmatico. Cioè l'obiettivo allora per noi, e non solo per noi, per fortuna anche dell'OMS e di altri, era ridurre la catena del contagio. E quindi ognuno nelle varie settori in cui si era capito che c'era questo problema del contagio, si è lavorato molto nelle dipendenze patologiche, si è lavorato appunto attraverso quello che fu chiamato un approccio appunto non giudicante, un approccio vicino, un approccio in cui tu mettevi in seconda battuta. Il mio consiglio mi diceva, se tu vorrai smettere, noi ti daremo la possibilità. In questo momento diciamo, ti chiediamo solo
se non puoi fare a meno, altre questioni, di non rischiare tu e gli altri. E quindi si sono forniti strumenti, quindi allora le siringhe pulite, i luoghi. Noi siamo ancora fermi perché in alcune altre nazioni del mondo hanno messo in atto, per esempio, le stanze di consumo sicuro. Noi in Italia siamo ancora lì, che ce la stiamo ancora raccontando, perché... Quelle che venivano demonizzate in Italia come la stanza del buco, io mi ricordo. Io infatti, secondo me, è scorretto parlare di stanza del buco. Me la ricordo, perché, però la polemica... Io la conosco anche sulla mia pelle, perché a un certo punto eravamo arrivati quasi a un pelo, poi a Torino, devo dire, Torino è stato, forse non si sa ancora, un grande laboratorio di politiche sociali, lavorative. Poi adesso invece sta diventando, se non riusciamo a dargli di nuovo uno spazio, un qualcosa un po' di molto più fermo, stantio, e anche sulle sostanze. Ma questo non si è riuscito a fare, perché l'obiettivo era di fare in modo che le persone col problema delle dipendenze patologiche che usavano per via iniettiva riducessero il rischio, che si chiama politica di riduzione del danno, che è diverso dalle politiche di riduzione dei rischi, che è un altro aspetto che riguarda invece più la prevenzione, cioè ciò che si va a fare, questo anch'io ci ho messo le mani su questo, cioè la riduzione dei rischi vuol dire aiutare i ragazzi, i giovani o anche altri, a dire attenzione, non ti voglio dire che ubriacarti fa male, sicuramente fa male, lo sai tu, lo so io, però ogni tanto ci può anche stare, perché io penso che nella nostra storia individuale un'ubriacatura ce la siamo fatti. Il problema è se poi diventa un modo di finire i fine settimana, un modo che per stare con gli altri devo sballarmi, un modo che se non ho quello, eccetera, che no. E allora aiutarli a dire, vediamo un po' in che modo, riflettiamoci, cioè, allora fare degli interventi nei luoghi della Movida, in particolare, questo è il progetto, c'è ancora per fortuna il PIN, che è il progetto di itinerante notturno, in cui va nei luoghi nella scena della Movida, ma non soltanto, poi sono anche altri interventi che invece nei luoghi musicali, nei grandi eventi. Però in questo modo qui, vuol dire, si lancia un messaggio, per esempio una cosa interessante, si offre, per esempio in quelle della notte, di fare il test dell'alcolimetrico. Inizialmente volta si faceva con i cosi, ci siamo dotati tuttora degli alcolimetri, però quelli simili professionali, perché attenzione sono due cose diverse, quello professionale lo si lascia alla clinica, però questo era molto importante, perché molti venivano, dice guarda, e quindi proprio spiegavi, dice guarda, non ti dico mai, hai bevuto, però sappi, si ragionava sui rischi di altre cose, dice ma senti, il mio amico fa queste robe qua, il classico, insegnare lei, andiamo dalla dottoressa amica, eccetera. E quindi però tu sapevi, è importante dare informazione, credibilità, è chiaro che per esempio per questi interventi servono operatori giovani, io mi ricordo che era ridicolo, poi mi divertivo anche, ma dicevo ragazzi che cosa vengo a fare? Poi in realtà era molto carino, perché poi alcune volte, mediato dagli operatori, io mi ricordo abbiamo utilizzato dei ragazzi molto giovani, no? Che entravano in contatto molte volte e loro dicevano alla prossima volta invece di essere qua con te col progetto vado anch'io a farmi l'evento musicale, eccetera. No? Però poi alcune domande dicevano senti, qui c'è lui che è un brontosauro, se questa domanda qui pone a lui allora si mette da parte, si ragionava, si poteva fare. Quindi vuol dire il fornire aiuto, ma il fornire anche informazioni senza chiedere nulla in cambio. Cioè l'altra cosa era che la riduzione del danno mi aveva insegnato nei primi anni 90, era quello, cioè io mi ricordo che all'inizio dei servizi si parla proprio di 82, 83, 85, 87, eccetera, che tu li aiutavi, dice, però tu mi devi promettere che non usi più, che smetti, quindi assolutamente non, no. Oppure facciamo un esempio che magari ormai si parla molto e con tutti i lati positivi e negativi del trattamento farmacologico con un sostitutivo che è il metadone. Allora mi ricordo che il cambiamento, per esempio che l'epidemia di HIV ci obbligò a fare, era quella di smettere di dire io ti do il trattamento se tu mi prometti che non ti fai. E se casomai ti scappa un consumo durante il trattamento io te lo chiudo, cioè, quindi proprio nella logica anche lì punitiva, cioè non è che nei trattamenti sanitari sono di per sé non punitivi, che alcuni in questo modo qua lo erano tali, per cui come dire obbligavi l'altro quasi a fingere, quindi la relazione veniva non buona.
Questo l'ha insegnato dicendo, vabbè, senti, io accetto anche che tu hai difficoltà, però se vuoi pigliarti, non so, un respiro dal consumo, fate un trattamento. Se va in porto bene, se ti va bene possiamo proseguirla, cioè ci sono mondi. Però questo, perché prima di ogni trattamento, questo nei servizi, ma ancora, entra la relazione. Cioè se noi riusciamo a creare un legame, a creare anche una relazione non giudicante, perché io per primo, se vado in un posto in cui so che mi giudicheranno, non ci vado. E certo. O se ci vado, sarò armato in modo da dire, vabbè, facciamo questa lotta, chi la vince, no? E questo è di vecchio. Tuttora c'è ancora, perché per esempio alcune situazioni si usano ancora, però questo conto di riduzione del danno però attraversa, ed è una politica, fra parentesi, fine novembre c'è stata la conferenza nazionale, dopo 12 anni è stata rifatta dalla ministra Dadone, per fortuna il Piemonte ancora, perché è di origine del Piemonte, è riuscita a farla. Poi luce ed ombra, però era molto interessante perché parlava e introduceva il termine fragilità, no? Cioè le fragilità in questo caso che si esplicita attraverso le dipendenze, e lì si è parlato, c'erano anche i lavori dei tavoli eccetera, molto, però come sempre è avuto in Italia, di questa conferenza nazionale tenuta a Genova il 27-28 novembre si è solo parlato delle cannabinoidi, no? Croce e delizia di tutti, di noi operatori, delle famiglie, dei politici, dei giornali, in cui però si fa veramente una cosa molto brutta, proprio si va verso il basso, cioè sì o no, ma che cosa vuol dire sì o no? Poi se noi stiamo dentro il discorso dei consumi, e allora lì diventa una cosa da capire bene, perché quando noi vediamo che circa il 70%, lo so, dico una cosa che può fare, degli italiani di una certa età ha sperimentato almeno una volta la canapa, cioè i cannabinoidi. Che ci dice questo? Ci sono alcuni soggetti, adulti e compagnia varia, che tranquillamente si fanno la loro cannetta la sera, come altri si fanno i loro bicchieri di whisky. Questo è patologico? Oppure, se sì, come mai? Se no, perché? E quindi poi, questo non toglie che il consumo di sostanze di per sé faccia bene, assolutamente no. Perché dipende le modalità, come, il significato, il luogo in cui ci avviene. La definizione di dipendenza si dà sempre su tre assi: soggetto, individuo, società. Cioè sostanza o comportamento, individuo, società. Cioè il terzo soggetto è una cosa fondamentale, in cui allora, che penso, non so se riesco a spiegare, cioè quanto sia importante mettere insieme questi passaggi. Quindi il riduzionismo che delle volte si fanno, non se ne ecco, abbia... Ecco, dottor Gino, noi purtroppo adesso abbiamo una pausa pubblicitaria. Benissimo. Mi chiedo scusa se io parlo, bisogna fermarmi. No, 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 anzi noi l'abbiamo ascoltata, non l'abbiamo interrotta, perché il discorso era davvero molto molto interessante, sicuramente ha coinvolto le persone che ci stanno seguendo in questo momento da casa, perché quando si parla di dipendenze, quando si parla di tutte queste fragilità, sicuramente andiamo a toccare i cuori e i sentimenti di tanti telespettatori che peraltro possono interagire con noi al 392-022-8020. Rientriamo e ritorniamo con la dottoressa Giacobbe, perché andiamo ad aprire il discorso davvero dei nostri giovani. A tra poco. Rieccoci insieme, ben ritrovati, siamo in diretta, stiamo discutendo delle dipendenze, abbiamo fatto un nuovo titolo, dipendenze, come difendiamo i nostri figli, come difendere i nostri figli. Dottoressa Giacobbe, quando si parla di adolescenza, ecco che il tema delle dipendenze si fa più ampio, perché si parla della dipendenza da sostanze chimiche, quindi droga, fumo, perché già alle medie i ragazzini cominciano, come ci spiegava il dottor Giglio, a fumare, a sperimentare le prime sigarette, le prime canne, perdonatemi il termine, forse molto così poco, così si chiamano, ci capiamo quello il volo, sono, esatto. Diciamo canne, già dicessimo altro, dicevo canne. Alcol, cocaina, droghe sintetiche, poi un altro fenomeno davvero allarmante, quello degli psicofarmaci, già in questa fascia di età combinati con altre sostanze. Poi c'è anche un discorso che sta dietro gli psicofarmaci, ma chi fornisce a questi ragazzi comunque le ricette?
e poi ce lo domanderemo, questo mercato che sta alle spalle, questo business che andrebbe già stroncato, e forse magari parte di questi fenomeni si ridurrebbero. Poi la dipendenza da smartphone, tablet, PC. Dottoressa, da dove cominciamo? È talmente. Poi le dipendenze affettive, disturbi alimentari, ma qua davvero si apre un mondo quando parliamo di dipendenze. Sì, innanzitutto i ragazzi sono molto dipendenti da noi adulti. La dipendenza che si diceva prima essere una condizione psicologica sana, naturale, che fa parte della crescita e anche della vita adulta, se vogliamo, di chiunque. Può diventare patologica nel momento anche in cui noi adulti la nutriamo, la fomentiamo. Noi vogliamo, siamo molto ambivalenti, vogliamo i nostri ragazzi che siano liberi, che siano forti, che si allontanano da noi, ma allo stesso tempo li tiriamo a noi. Siamo sempre più. E va di pari passo. Più noi siamo paurosi, timorosi e fomentiamo, diciamo così, la dipendenza, più loro cercano altre dipendenze. Per allontanarsi da noi in maniera. Allontanarsi non allontanandosi poi alla fine. Quindi sì, le dipendenze possono essere moltissime, forse occorre domandarci cosa possiamo fare noi adulti. Ecco, ma qual è la più diffusa? So, poi mi Ma piacerebbe anche stati. fermarmi sui ragazzi di Hikikomori perché l'ho trovato davvero inquietante. Sono questi ragazzi che rifuggono comunque una vita sociale, si chiudono nella loro cameretta e vivono praticamente attaccati a computer, hanno le loro community, non escono di casa. Ecco, qui abbiamo una foto. E leggevo i dati, in Italia, dottoressa Giacobbe, sono circa 70.000, quindi abbiamo 70.000 adolescenti che non escono di casa, non si relazionano, quindi qui anche il fenomeno poi purtroppo dell'abbandono scolastico. Cosa spinge questi ragazzi a non voler relazionarsi Sì. con altri? Sicuramente adesso è sicuramente in aumento per il fatto, chiaramente post pandemia. Io anche nel mio piccolo osservatorio dello studio privato e nelle scuole ho trovato che molti ragazzi, è come se, come dire, nel periodo di pandemia in cui la scuola effettivamente non c'è stata, sia stato sfatato un mito, diciamo, quello che prima era un tabù. A scuola si doveva andare. È chiuso, come si diceva una volta, no? Col fatto che per un periodo e saltuariamente purtroppo non si va, si è aperta questa breccia. Quindi alcuni ragazzi, lei mi chiedeva perché, ma molto spesso spaventati da quelle che sono le richieste del mondo esterno, che noi diciamo essere delle richieste normali, sane, certo in parte lo sono, ma a volte sono anche richieste di standard molto elevati. Noi chiediamo implicitamente o esplicitamente a questi ragazzi di essere competitivi, di essere al top, appunto di non aver mai paura, di spaccare, diremmo in altri termini, dicono loro, no? E quindi spaventati da questo loro si ritirano, che poi Hikikomori vuol dire in giapponese stare in disparte, isolarsi, io li chiamo i ritirati in cameretta, si Sì. ritirano nelle loro calde, comode e super attrezzate camerette. Chi gliel'ha attrezzate Sì, siamo noi. quasi immagino uterina, no? Come Sì. se chiudono lì, una regressione No, quasi. vero, vero, assolutamente. In maniera molto regressiva. Noi da una parte siamo quasi contenti, parlando con qualche genitore, adesso non parlo delle sindromi patologiche, no? I genitori dicono siamo più contenti se stanno a casa, anche col proprio fidanzato, eccetera, piuttosto che andare fuori. Ma è poi giusto? Appunto, io dico, io sono più per l'andare fuori, È chiaramente. giusto magari per una nostra. No, giusto no, lo vediamo noi giusto per una Certo. nostra tranquillità perché Ci non dobbiamo rassicura. guardare Sì, l'orologio alle 3 di ci notte, dov'è mia rassicura. figlia, dov'è mio Sì. figlio. Ma dove sono Però. loro alle 3 di notte? Possono essere lontani in un altro mondo, altrettanto pericoloso. Certo. Perché loro, magari noi dormiamo nella stanza accanto e loro sono da tutt'altra parte. E vanno a dormire molto più tardi di noi, stanno caldi caldi nel loro letto magari addirittura, però non sappiamo bene con chi siano a contatto, non riescono a staccarsi da questi devices, ma questo lo vediamo noi stessi, perché anche noi Certo. adulti, per noi adulti non è semplice. E quindi sicuramente sono in aumento queste patologie mescolate, perché la sindrome di Hikikomori non è né una dipendenza, poi il collega Sì, lo no, sa no, meglio di sono. me, né un disturbo d'ansia, ma molto spesso.
sono, queste sindromi sono mescolate sia con disturbi d'ansia sia con fobie, e spesso mescolata con quella che noi chiamiamo la fobia scolare. In ogni caso il ritiro è la cosa più facile che i ragazzi possono fare di fronte alle loro fragilità, che queste fragilità siano di tipo depressivo, siano di tipo legate all'ansia, e quindi si ritirano e disinvestono. Ma perché nasce questa cosa? Per una paura dal mostrare il proprio corpo? Paura di non essere adeguati. Adeguati. E vergogna. Una delle, non sono solo io a dirlo, ma vari colleghi ne hanno parlato, è una delle, posso dire, quasi delle piaghe dei ragazzi di oggi è la vergogna. Sì. Siccome le aspettative sono molto alte, è molto alta anche la paura di fallire, la paura di non essere adeguati. E la paura quindi di essere derisi, di essere emarginati. Quindi meglio stare in un luogo, dal punto di vista dei ragazzi, caldo, sicuro e dove tutto sommato sono un vincente, perché attraverso l'uso del computer, della tecnologia, sono un vincente, sono protetto, che esporsi alla vita reale. Che però vuol dire mettersi in gioco nella vita reale? Sì, che però vuol è anche tanto bello. Sì. Vuol dire sperimentare, vuol dire anche sbagliare, accettare l'errore. Vuol dire anche esprimere, per esempio. Che ci sta, dottor Giglio, per un percorso di crescita. Abbiamo sbagliato tutti noi nella nostra vita. Io penso che sicuramente, anche qui non sono d'accordo, non ci vogliamo nel manico, non è, i hikikomori non è una dipendenza. È una cosa che infatti giustamente si chiama sindrome, proprio perché ci dice che diverse cose la compongono. Ci possono anche stare usi di sostanze, però quello che a me colpisce molto è che in questa regressione però c'è un contatto, proprio quello, il contatto attraverso un device, no? Infatti vuol dire prima ci potevano essere quelli, voglio dire, basta pensare come si chiamava quello di la novella di Calvino, quello che si andava il barone, quello che stava sull'albero, che era andato, adesso mi sfugge il nome. Andiamo a cercare. Sì, adesso non mi viene in mente, mi chiedo scusa, ma l'età. È il barone rampante. Il barone rampante, era proprio lui. Eccetera. Ecco, dobbiamo fare. Oggi tu sei a casa tua, ti puoi connettere con qualunque parte del mondo, eccetera. La ragione, la collega diceva, cioè sì, sono nella loro stanza, ma dove sono? Cioè, questo ci fa riflettere molto sul nostro terzo cervello, come diceva, che è fuori da noi, ma che però fa parte di noi. Perché quando io con la mia tastiera e il mio video vado nella rete, mi sto spostando, vado a stare, che cosa prendo? L'unica cosa so che tanto questa cosa può ferirmi fino a un certo punto perché non mi tocca, mentre se io devo andare nell'ambiente esterno alla mia camera, altre cose, vado a confrontarmi. Mi fa venire in mente il paragone di quando delle persone che hanno lungamente fatto un percorso comunitario, che hanno dipendenze le più svariate, fra parentesi, i percorsi comunitari vengono a volte anche erroneamente proposti a tutti coloro che hanno una dipendenza, qualunque essa sia. Io nutro qualche dubbio, ma mi sia concesso per la mia età, che per alcune situazioni va bene, per altre no, perché delle volte l'ambiente comunitario ti riporta ad un luogo protetto in cui sì, tu rimpari le relazioni, perché molte volte nella dipendenza cambi relazioni, però poi non esci fuori. Quindi se non si fa un buon percorso di uscita, e qui lo collego alle hikikomori, esatto. Niente da fare, hai ricadute su ricadute, no? E quindi questo ci deve far riflettere, appunto, quando si pensa, e questa è stata la logica, oggi sta cambiando per fortuna, anche se spero che lì entri in gioco poi i sistemi politici, quello di pensare che la cura delle dipendenze sia un luogo altrove, no? Quindi un po' come si faceva e spassatemi questo dubbio che ho, il rischio della patologia mentale. Si mette in manicomio, si curano lì, in realtà sappiamo tutti l'errore storico dei manicomi in cui non si curavano, ma si peggioravano le condizioni delle persone che erano mezze sane e mezze malate e diventavano completamente malate, sì. Via. Lo stesso vale per questo, quindi probabilmente dovremmo, perché io dico attenzione a chiamarle dipendenze, perché alcune non sono dipendenze, sono modalità, modi di esistere. Se a un certo punto mi mettono i panni di un giovane, l'unico modo di esistere o di poter narcotizzare, la collega ha usato un termine che mi ha piaciuto moltissimo, cioè non sentirsi adeguati, la paura di essere
o piccoli, o grassi, o di non essere accettato. A quel punto io narcotizzo me stesso. Pensate un attimo, le sostanze sono perfette. È la terapia perfetta di queste condizioni. Quindi non bisogna dire, sì, eliminiamole, facciamo che non ci siano, ma aiutiamo la persona a non trovarsi in una condizione di dover per forza curarsi con quella terapia, che con quel farmaco, che farmaco non è. Ecco, facciamo un'altra pausa, poi rientriamo subito dopo, perché forniremo, grazie alla dottoressa Giacobbe, che tra una mezz'oretta ci deve lasciare. Ok, sì. Grazie. E forniremo preziosi consigli alle mamme, alle nonne, alle zie, a chi si prende cura comunque di ragazzi adolescenti che in questo momento ci stanno seguendo. Grazie. Dipendenze, vecchie e nuove droghe, ne stiamo parlando in studio. Siamo davvero onorati di poter avere due professionisti di tale calibro: il dottor Angelo Giglio, neuropsichiatra, esperto in patologia della dipendenza, e la dottoressa Barbara Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta e esperta di adolescenti. Allora, noi abbiamo parlato della sindrome Hikikomori e da lì poi partiamo anche per questo nuovo tipo di dipendenza. Ci spiegava la dottoressa che è un rifiuto da parte degli adolescenti comunque di confrontarsi, di avere relazioni fisiche con altri giovani o col mondo esterno, comunque perché non si sentono adeguati. Giustamente il dottor Giglio paragonava la cameretta dove si ritirano questi ragazzi che sono giovanissimi all'utero materno, quindi a questo luogo in cui si sentono protetti, un luogo in cui in teoria non può accadere nulla, non si devono confrontare, non devono provare vergogna. Sì, non si devono confrontare in modo mediato, come si diceva, attraverso un media, un mezzo che si interpone tra loro e gli altri. Quindi si tratta di una relazione, ma di una relazione mediata da qualcos'altro. E questo fa sì che i ragazzi si sentano a volte protetti dall'anonimato, e infatti di qui poi potremmo, insomma, si collega al discorso anche del bullismo, per cui a volte si sentono più audaci anche nel far qualcosa che faccia a faccia non farebbero mai, protetti dalla camera, protetti appunto dall'anonimato, e quindi in qualche modo sviluppano quasi un falso sé. Cioè un conto è come i ragazzi si comportano in quella situazione, un conto è come si comportano nel mondo reale, ma il compito nostro di adulti è quello di accompagnarli fuori. Ecco, dottoressa, qui arriva la domanda pratica, che si tratti di hikikomori, di dipendenza da smartphone, tablet, come facciamo a riportarli al mondo reale? Che poi si parla di dipendenza da smartphone, insomma da cellulare, detta proprio terra terra, però anche noi adulti ci alziamo al mattino, cosa facciamo? La prima azione che compiamo è quella di prendere il cellulare, vedere i messaggi, guardare WhatsApp, e cosa facciamo prima di andare a dormire? Riguardiamo WhatsApp, riguardiamo i messaggi, quindi anche noi comunque siamo schiavi del cellulare. Sì, quindi sì, traggo spunto da questo. Sicuramente ciò che possiamo fare innanzitutto è monitorare noi stessi. Anche noi siamo a rischio di dipendenza, molto spesso lo siamo, solo che magari viene un po' meno alla ribalta la dipendenza di un adulto. Perché passa per normalità. E poi perché l'adulto ha già, come dire, le sue, ha già la sua vita. L'adulto, speriamo, ha il suo lavoro, ha la famiglia, invece questi ragazzi se lo devono, quindi è meno rischioso, ecco, la dipendenza per un adulto. Certo, dipendere anche per un adulto può mandare diciamo, in disastro anche le relazioni di un adulto, ma un ragazzino le relazioni se le deve costruire, la sua vita se la deve costruire. Quindi dobbiamo aiutarlo a mettere il più possibile da parte questi devices, offrendogli delle alternative, aiutandolo a strutturare il proprio tempo. Io sono, come dire, non sono per i ragazzi iperattivi e per l'iperstrutturazione del tempo, quindi per i ragazzi sempre in giro di qua, di là, i vari corsi, eccetera, però noi dobbiamo aiutarli a strutturarlo, perché non sono ragazzi in grado di stare in un tempo senza una struttura, perché ci sono gli smartphone. Una volta, non essendoci gli smartphone, un pomeriggio a casa, dalla noia, che è preziosa la noia, poteva nascere qualcos'altro,
magari un po' di tristezza, magari un po' di nostalgia e poi come dire, la creatività. Oggi è difficile essere creativi con uno smartphone nelle vicinanze, è impossibile, c'è poco spazio per la creatività con uno smartphone in mano. Ecco, un ragazzino in media quanto tempo dovrebbe passare sullo smartphone? Perché immagino che le mamme a casa in questo momento vogliono sapere come comportarsi, qualche consiglio pratico. Poi sì. A quale età consegnare un cellulare ai nostri figli? Più tardi possibile, però dobbiamo anche renderci conto, che nella scuola media già ovviamente ce l'hanno tutti. Però va monitorato. Allora, per me alla scuola elementare è qualcosa di da non fare, assolutamente. Alla scuola media, col fatto stesso che i ragazzi rientrano a casa prima, può essere anche qualcosa di utile. Magari tornano a casa da soli. Sì, però va assolutamente monitorato. Un ragazzo lasciato da solo con uno smartphone è come un ragazzo lasciato da solo con un tigrotto, un cucciolo di tigre, che sembra divertente, giocoso, che poi però cresce e lo azzanna e anche. Esatto, no? Quindi con qualcosa di molto pericoloso. Quindi dobbiamo esserci in qualche modo anche noi. Dobbiamo prenderci la responsabilità di essere odiabili. di farci odiare ed è quello il nostro ruolo, quindi regolamentare, strutturare, non saprei dire il numero di ore, ma sicuramente dare degli orari. Se arrivi da casa a casa alle 2, ti prendi una pausa, vuoi farla con lo smartphone e mezz'ora, ma dopo posi il telefono. Certo, non siamo sempre a casa, ma dobbiamo fare in modo di monitorare questo anche con i programmi di controllo che ci sono, le applicazioni di controllo purtroppo, e anche facendosi vivi durante la giornata come genitori. Non siamo presenti fisicamente, dobbiamo farci vivi infastidendoli anche, ma i ragazzi se lo aspettano. È proprio il nostro ruolo in adolescenza, infastidire, far sentire la nostra presenza, perché è l'unica, la relazione con noi è l'unico deterrente, potremmo dire, l'unico... è ciò che può distoglierli dall'utilizzo massiccio di questi devices. Quello che li può distogliere è anche ovviamente l'incontro in carne e ossa con i loro coetanei, questo sì, quindi spingerli a fare delle attività fuori, spingerli a fare sport. Sport, certo. Assolutamente. Che è un'attività nuovamente strutturata, regolamentata, non è il cortile, non è la piazza, però oggi è quello che secondo me possiamo offrire. Ecco, sull'adolescenza però rifiuto le regole, rifiuto il dialogo e purtroppo ce ne sono tanti. Cosa si fa? Allora, si impone con l'autorità, domanda che avevo posto prima al dottor Giglio. Un po' di autorità ci vuole, ma non deve essere l'autoritarismo e non deve essere l'unica arma. Non è la soluzione. No, una rete, allora, quello che possiamo fare è anche cercare di coltivare la rete intorno, le reti relazionali intorno ai ragazzi. Ci siamo noi, speriamo, come famiglia, se ci sono anche degli altri familiari, bene, quindi gli zii, le zie, se siamo fortunati, gli amici. Quindi noi genitori abbiamo anche un po' il ruolo di far rete con gli altri adulti che stanno intorno ai ragazzi, in modo da fare una sorta di controllo, non mi piace come parola, ma di sostegno del vicinato, sostegno fatto da questa rete di adulti. Quindi laddove non arrivo io, può arrivare la mamma o il papà dell'amico di mio figlio. E anche noi adulti soprattutto non vergognarci di espletare questo ruolo. Se io vengo a sapere di qualcosa, di un ragazzino che mette in pericolo l'amico di mio figlio, mi devo prendere la responsabilità di far rete tra adulti e denunciare e, come dire, affrontare comunque la situazione. Affrontare, certo, la situazione, perché è l'unico modo che possiamo avere per aiutare questi ragazzi, che se non sono soli davanti a qualcosa di estremamente ricco, bellissimo, ma anche molto molto pericoloso. Quindi i consigli in atto pratico, all'atto pratico, sarebbero quelli comunque di consegnare i cellulari ai nostri figli il più tardi possibile. Cerchiamo poi di controllarli, attiviamo il parental control, assolutamente, cerchiamo. Offriamo le alternative, altre sport, possibilità. Facciamo un buon modellamento, quindi noi stessi monitoriamoci rispetto a questo, che è difficilissimo. Perché noi siamo anche un esempio per i nostri figli. Se noi per primi passiamo davvero tanto tempo col cellulare in mano, ecco che classico, i nostri figli... È il classico che dici, usa il meno possibile il cellulare, e poi mentre magari siamo a tavola, se non c'è
tutti col cellulare, cioè a me sconvolge, capita anche a me, infatti quando me lo dicono io rimango così, che già è vero, ma tu vai in ristorante e 9 su 10 hanno tutti il cellulare in mano. Allora, questo può essere normale, però torniamo a dire, se noi non possiamo essere, dare consiglio o dire di fare così e poi essere noi i primi a infrangere, cioè un po' come quando tutti si potevano fumare liberamente, medici no, il medico diceva al paziente smette di fumare perché le fa male e si accendeva la sigaretta. Cioè, quindi, ecco. Cioè, io continuo a fare l'esempio, quindi perché non predichiamo, non si può più, bene, però predichiamo bene, ma non male. Male. L'altro probabilmente è molto interessante, è un po' il concetto di famiglia allargata, non in senso dire un qualcosa di largo. Prima c'era la piazza in senso positivo, ci andavano in piazza. Quindi probabilmente creare questo in cui io penso che poi anche i ragazzi si sentano parte di una rete. Sì. No? È un po' come quando tu, per dire, faccio un esempio, è morto un nostro carissimo amico, mia figlia mi ha detto ma io quasi quasi verrei giù al funerale, dico ma sei matta, cioè nel senso che spostarti, eccetera. Però per lei, quell'amico che era un carissimo amico, che per lei quello a cui l'ho chiamato sempre uno zio aggiunto. Cioè, quindi c'è poi il discorso che, per tornare a questo, che noi facevamo una volta scherzando con Lucio e altri, della zietà, cioè nel senso che probabilmente oltre ai genitori esistono i zii. Se voi fate caso, i figli, altre cose, si legano in maniera molto emotivamente, affettivamente magari a qualche zio. Però questo ci dà indicazioni per cui se c'è un legame vuol dire che è possibile svettuare controlli, non in senso brutto altre cose. E che magari c'è un po' di autorità, perché poi molte volte l'autorità dello zio, della zia, è riconosciuta, e magari quella del papà, della mamma un po' meno, perché sono papà e mamma. Cioè, quindi, esatto. Allora, in questo gioco di rimandi, però è molto importante, e capite quello che diceva la collega, è fondamentale, cioè allargare il più possibile i rapporti sociali, le amicizie, perché se no diventa veramente un corpo a corpo col figlio. Lo dico da... ma è passato molto tempo, eccetera, però è stato quasi un corpo a corpo col figlio, cioè nel senso che rischiamo veramente di fargli del male e di farci del male. Bene, facciamo un'altra pausa e ci vediamo tra pochissimo. Dipendenze vecchie e nuove droghe, come aiutare i nostri figli, gli adolescenti, i giovani che spesso purtroppo si rivelano essere fragili e quindi hanno bisogno, tra virgolette, di un aiuto per poter affrontare una quotidianità, per potersi relazionare. Adesso io tornerei dalla dottoressa Barbara Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta, si occupa proprio più di adolescenti, perché ci dovrà lasciare tra un quarto d'ora. Salutiamo intanto l'ospite che abbiamo in collegamento, che è Ivana De Micheli, presidente ACAT, Associazione Club Alcolologici Territoriali. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito, poi affronteremo anche questo argomento. Dottoressa Giacobbe, allora che cosa dobbiamo fare nel momento in cui ci rendiamo conto che un nostro figlio, un nostro nipote, una persona a noi cara, giovane, incappa in questo tipo di problema che può essere abuso di sostanze, droga, fumo, alcol, cocaina, psicofarmaci... droghe sintetiche che stanno andando alla grande, poi c'è anche molto poco per produrle, quindi cosa possiamo fare? Sì, in primis prevenire, quindi tutto quello che dicevamo prima, attivare le reti, essere noi per primi aperti e non chiusi, non mollare, innanzitutto non mollare mai l'attenzione e non pensare a me non potrà mai succedere. Nel senso che proprio per struttura di personalità, diciamo così, l'adolescente i suoi cambiamenti sono repentini. Quindi ciò che, senza che anche ci sia necessariamente una patologia di fondo, ciò che può non valere per mio figlio oggi, purtroppo può valere domani. Certo. Può capitare qualcosa che faccia virare in una certa direzione e se non c'è l'attenzione dell'adulto, da un uso saltuario può diventare qualcosa di più. Anche perché i ragazzi aumentano in un'escalation l'uso a volte di sostanze o la dipendenza da qualcosa proprio perché appunto non c'è un'attenzione magari. E loro lo fanno molto spesso, l'utilizzo di queste sostanze è una sorta di richiamo
richiamano con questo l'adulto, l'attenzione dell'adulto. Allora, se non è il genitore ad accorgersi, può essere l'insegnante. Certo. Può essere l'allenatore. Quindi anche la scuola sportivo. Ha un ruolo comunque molto importante in queste situazioni. Sì, lo dimenticavo, non l'ho detto prima, all'interno della rete è fondamentale, certo, la scuola, insieme alle agenzie che si occupano di sport. Quindi sicuramente essere allertati e attenti su questo. Poi se riteniamo che nostro figlio già sia in una situazione di dipendenza, ricorrere all'aiuto di un professionista. Oggi è qualcosa di, per fortuna, più diffuso. Non c'è niente di male, anzi. Assolutamente, anche grazie al fatto che i ragazzi incontrano noi psicologi, psicoterapeuti anche a scuola, per i ragazzi non è più un tabù. Sono servizi di solito molto utilizzati dai ragazzi, il pregiudizio l'abbiamo ancora un po' noi adulti. Loro no. Loro molto meno. Sono loro molto meno. Se non siamo noi adulti rigidi su questo, loro lo fanno. E molte volte aspettano solo, come dire, il là da un adulto per poter chiedere l'aiuto di un professionista. Oppure sono loro stessi a farlo. A me capita che alcuni genitori mi telefonino, genitori illuminati, perché già bisogna essere molto in gamba come genitori ad ammettere il proprio limite. E quindi a dire, io in questo non posso arrivarci, ci sarà un altro adulto di mia fiducia che insieme a me lo farà. A volte mi telefonano dei genitori dicendo, mio figlio, mia figlia mi ha chiesto di cercare un professionista. Ottimo. È già a livello prognostico molto buona questa cosa, perché è un figlio che ha fatto una richiesta, un genitore che l'ha accolta, bellissimo. Quindi sicuramente io dico ai genitori di farsi aiutare, perché non siamo onnipotenti, cioè, il mondo evolve a una velocità pazzesca e ci sono nuove sfide anche per noi adulti. Io stessa l'ho fatto in passato e lo farei se fosse necessario, di farmi aiutare da un terzo per qualcosa che, certo, riguardi mio figlio o mia figlia, con fiducia, costruendo un rapporto di fiducia con quest'altro adulto che ci sostiene, ci aiuta. Non vuol dire che non siamo in grado, anzi vuol dire che siamo ancora siamo dei buoni genitori, ecco, se ci facciamo aiutare. E passare anche questo messaggio ai ragazzi che è possibile farsi aiutare è qualcosa di molto importante. E che si può anche arrivare ad una soluzione, vero? Assolutamente, sì, no, si arriva a soluzioni. Le terapie dei ragazzi, quando non c'è una struttura patologica pesante, sono anche rapidissime. Molto spesso si accorgono prima i ragazzi che è finita la terapia di quanto me ne accorga io, che magari sono ancora lì legata. E quindi nel momento in cui, per esempio, i ragazzi non hanno più voglia di venire a parlare con me, vuol dire che stanno bene e che possono aprire la loro vita, invece che venire a parlare con una signora, ai loro coetanei, alla vita, alla gioia e via dicendo. Però molto spesso capita che sia un passaggio invece necessario, farsi aiutare da un adulto a uscire da questo problema. Ecco, dottor Giglio, però quando il problema è più serio, quando per dire però già... Stavo pensando, sì, se mi permettete ancora, sul discorso scuola e prevenzione, cioè nella mia esperienza, io, ma non solamente io, anche molti colleghi abbiamo investito molto sulla prevenzione nelle scuole o in altri luoghi. Cioè, prima parlavamo della riduzione dei rischi, eccetera, ma nelle scuole è fondamentale, ma ed è fondamentale anche come la si fa. Cioè, nel senso che responsabilizzare i ragazzi, per fortuna in passato una legge ci ha aiutati, anche se poi per altri aspetti è una legge da cambiare, per esempio su quella che riguardava i centri di consulenza e ascolto, il fatto di utilizzare tutta la tematica del peer education, cioè cosa vuol dire? Che all'interno del gruppo scuola, all'interno dei gruppi, altre cose, si creano dei soggetti, magari il compagno più anziano, altre cose, il leader, che coagula attorno a questo. Ed è estremamente interessante l'esperienza poi su questo territorio, mi ha fatto molte le cose molto interessanti, in cui la prevenzione era effettuata dai colleghi, ma era effettuata e si faceva insieme, ecco, non c'era l'altro. Per esempio, si riuscì a parlare con i colleghi che, per esempio, siano lo sportello a scuola, lo sportello psicologico. Oggi è giusto, è normale. Cioè, io, mi piace molto il mio sportello, cioè tu vai lì un po' alla Linus, no? Di Psychis in is out, cioè, in cui vai e chiedi. Ma questa roba qui, ragazzi, l'hanno capita, sono in grado di... Delle volte è più difficile farla capire ai genitori che non ai ragazzi. Perché i ragazzi poi faranno anche azioni di ciberbullismo, quello che sia, però poi nel momento in cui si crea un certo legame si aiutano molto tra di loro. E la cosa interessante è stata di vedere questi stessi ragazzi
che ti telefonavano, perché poi c'era un riferimento di un adulto, in questo caso il SERD, insieme anche all'NP, eccetera, in cui veniva e dice, senti, un problema, puoi venire, facciamo queste cose, cioè, quindi, come dire, la ricerca di e questo è molto importante. L'altra cosa su cui parlavo con la collega prima era che i servizi in questo momento sono oberati da altro, sono oberati anche da alcuni tagli nel passato, parlo dei servizi di aiuto psicologico. Beh, è un dramma, perché voglio dire, chi non può permettersi l'aiuto dello psicologo, perché scusate, le terapie costano, ma per fortuna non carissime, sono prezzi calmierati. Infatti, se avete presente questa storia dell'aiuto psicologico che non viene più rifatto perché sulla pandemia, a me inquieta. Da una parte dico, è giusto che sia fatto, ma dall'inquieta che non venga fatto, perché chi non ha gli strumenti culturali ma anche economici, è vero. Che fa? Si attacca al tram, come dico io, sapendo che i servizi li fa arrabbiare perché hanno fatto tagli in passato. I servizi poi, anche lì è una questione di priorità, magari hai casi veramente gravi, pesanti, handicap mentale, motorie, eccetera. Per cui sono, come dire, non si è assolutamente i colleghi o le colleghe che operano in questo campo sono anche abbastanza affranti, non voglio dire altri tempi, che cioè, si rendono conto che potrebbero e dovrebbero fare di più, però non ci sono le risorse. No, quindi questo è un po' un richiamo anche al sistema pubblico di intervento, perché questa roba qui è fondamentale. Cioè, per fortuna oggi i ragazzi non hanno problemi di rivolgersi allo psicologo, rimanere così dallo psichiatra, ma anche lì se si lavora insieme, si lavora in combinazione, perché se il caso è più grave, c'è certo. Casi in cui magari va medicato, altri casi in cui non va medicato, perché poi. Però questo è possibile. Quindi, però questo discorso della prevenzione fatta in questo modo è fondamentale, ma anche lì la prevenzione è solamente portare, passatemi il termine, il farmacista, il carabiniere, lo psicologo, il medico, no, vuol dire lavorare a lungo con i ragazzi, con delle figure significative, in accordo con la scuola, cioè perché poi tutto. Però noi abbiamo visto che dove questo si è potuto fare ha dato dei frutti. Cioè le situazioni venivano fuori, le persone erano in grado anche di farsi aiutare, eccetera. E anche qui il più possibile coinvolgere anche i professori, questo è scontato, ma anche i genitori. Certo. Perché poi c'è il discorso della delega, cioè in questo momento la scuola è un po' in mezzo stritolata da molti problemi, però quindi i genitori sono chiamati più in prima battuta, sì. E quindi questo sta creando problemi, però dovremmo sfruttare questo momento di crisi per creare maggiori possibilità. Quindi a questo punto qui se snasi che ci sono problemi di dipendenza, si cerca un pochettino. È chiaro che più i servizi riescono ad essere vicini alle altre istituzioni, meglio è. Ecco. E purtroppo noi salutiamo la dottoressa Barbara Giacobbe, psicologa, psicoterapeuta, la lasciamo ai suoi impegni. Grazie comunque per aver accettato i nostri inviti e questa puntata così delicata. Che appello possiamo lanciare ai genitori, agli zii, a chi si occupa comunque di un minore in questo momento, un minore che sta vivendo questa fase particolare? Non abbiate paura di chiedere aiuto, non vuol dire che siate inadeguati, anzi, non demotivatevi. I ragazzi hanno bisogno di noi, di voi, ed è proprio quello che ricercano, la relazione fondamentalmente, con un adulto che abbia il coraggio di prendere la propria posizione, di tenere la propria posizione di adulto. Quindi di fare l'adulto. E ce la si può fare. Sì, allora un bel messaggio positivo. L'idea è impariamo a essere ciò che siamo. Bene, senza vergognarci. Grazie dunque alla dottoressa Barbara Giacobbe, quindi restiamo con il dottor Angelo Giglio, poi abbiamo in collegamento Ivana De Micheli, con cui parleremo dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco, Vera Mattina continua. Perché non. Rieccoci insieme ai dipendenze, vecchie e nuove droghe, dipendenze soprattutto dei giovani, questo è il tema delicato, importante che stiamo trattando in questa nostra puntata ed è davvero importante parlarne. Abbiamo in studio il dottor Angelo Giglio, neuropsichiatra, esperto in patologia delle dipendenze, l'abbiamo detto, tantissimi anni proprio a servizio sì. Del cittadino, il dottor Giglio, perché appunto si è occupato di SERT, ha lavorato presso le ASL, sì. Tanti progetti portati avanti e possiamo dirlo anche tante persone aiutate. Sì, tante persone aiutate, però secondo me ciò che è importante
e aumentare l'offerta, cioè quindi dà la possibilità. Per aumentare l'offerta sicuramente bisogna creare dei luoghi in cui ciò è possibile. Prima c'è la domanda: cosa faccio quando scopro? Il problema è sicuramente ci sono, oggi ci sono molte più possibilità di aiuto. Cioè nel senso, scopro che mio figlio si droga, cosa faccio? La prima risposta sarebbe rivolgersi ai servizi territoriali per le dipendenze patologiche. Ci sono, Torino da questo punto di vista è abbastanza fornita, che ogni ex ASL, ci sono al momento 9 sedi CERT. Alcuni sono anche specializzati per esempio sui giovani, per esempio ci sono anche dei progetti che lavorano molto sui giovani, tipo Onda 1 e altre cose, in cui, perché chiaramente il panorama delle dipendenze è vasto, quindi abbiamo delle vecchie dipendenze, vecchie più che altro dal punto di vista cronologico, perché l'uso di alcune sostanze, eroina, cocaina, eccetera, c'era. Nei fuori onda lei mi stava raccontando che c'è un ritorno dell'eroina, che sembrava essere tornando, messa un pochino di parte rispetto alle nuove droghe sintetiche. Con due motivazioni. Uno, perché in ogni caso è un grandioso calmante, cioè nel senso che se uno, facciamo l'esempio più un po' da fare, quella sera si è scassato di stimolanti, è stato in medicina, eccetera, oppure di stimolanti tipo anfe, oppure altre ancora, ce ne sono quanto basta, alla fine la sostanza, il farmaco, tra virgolette, che seda, tranquillizza, è l'eroina. Cosa è cambiato, per usare un termine di questo, per esempio, oggi nell'uso dell'eroina c'è più una via in cui non è più la via iniettiva, un po' perché nelle giovani generazioni di consumatori eccetera, cioè in vena, diciamo, inietti vuol dire in vena, ma viene utilizzata quella della fumata inalata, che riguarda invece molti altri usi, perché noi sappiamo che il crack inalato, la cocaina, quindi crack di cocaina, ma altre sostanze vengono tutte inalate o vengono ingerite, quindi però viene usato, cioè nel senso che è usato, come dire, quasi per placare. Qui sembrava essere una droga tramontata, invece attenzione. Il rischio grosso è che magari incominciano ad usarlo a questo punto qui senza, passatemi un termine, potrà sembrare, senza competenza, perché nei famosi vecchi consumatori, come li chiamo io, c'è la competenza di quello che stanno facendo, no? Questo non vuol dire che non era giusto, però c'era, questi molte volte non sanno cosa stanno combinando, infatti qualcuno di alcuni morti recenti che nell'ultimo anno eccetera, persone che hanno preso di tutto, dal metadone, che è un farmaco che si usa nel recupero, tra virgolette. Nel recupero e altre cose, chiaramente come tutta la medicina ci insegna, qualunque farmaco può essere usato bene, usato male, abusato, e altre cose. Quindi prima lei giustamente diceva il consumo di farmaci, psicofarmaci. Questo è sempre esistito, probabilmente. Ma ho guardato i numeri, è incredibile. C'è un aumento perché c'è una maggiore accessibilità da una parte. Dall'altra. Dall'altra però devi avere il medico compiacente che ti fa. Medico compiacente, ti prescrive la ricetta. Compiacenti, farmacisti compiacenti, mercato nero, mercato grigio dei farmaci. Cioè questo esiste ancora, cioè nel senso che nel momento in cui il farmaco diventa una merce di scambio, diventa un qualche cosa di altri appetiti, cambia completamente. Questo vuol dire che però bisogna stare molto più attenti, a parte tutti, dai medici prescrittori, farmacisti, a mantenere quelle che sono le regole di funzionamento. Ma questo non accade. Poi per dire, le benzodiazepine danno dipendenza. Sì, ma tutto, vuol dire, forte. Gli psicofarmaci, eccetera, lo danno, ma lo danno anche quelli, infatti non per niente, i psichiatri stanno ragionando anche sulla quanto tempo è opportuno mantenere un soggetto in trattamento farmacologico pesante. Cioè, per cui anche l'altra questione, che qui apro un capitolo che... Poi apriamo l'alcol. Divisivo, cioè i farmaci vanno dati, vanno prescritti, come prescritti agli adolescenti. E il problema è con cognizione di causa, cioè nel senso che non bisogna prescrivere un farmaco a un bambino adolescente, bisogna stare molto attenti, fare una buona diagnosi,
perché se no il rischio è che noi, come dire, abituiamo tutti, ma abituiamo anche l'adulto di riferimento a un problema, c'è una soluzione, no? Quindi questo è una... D'altra parte, un ragazzo, un bambino che nella sua famiglia vede tranquillamente che gli adulti di riferimento usano farmaci, usano psicofarmaci, per lui sarà più facile utilizzarli. Questo non vuol dire demonizzare, sarebbe contrario al mio essere proprio per il discorso psichiale, che facevamo prima. Però comunque noi siamo il primo esempio per i nostri figli. Vanno utilizzati, vanno prescritti con intelligenza, vanno monitorati. Il rischio grosso che oggi capita nella prescrizione di farmaci in genere, ma di psicofarmaci, è che non c'è un adeguato monitoraggio di come quella persona, quel gruppo sta assumendo e andando avanti la terapia, specialmente una terapia, certo, farmacologica. Molte volte si fanno delle... E quindi questo è un aspetto. Ecco. Poi è chiaro, diventa il mercato, nel momento in cui si va sul mercato trovi poi di tutto, eccetera. Certo, ci colleghiamo con Ivana De Micheli, presidente ACAT, Associazione Club Ecologici Territoriali. Benvenuta, presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Perché un'altra piaga, una piaga purtroppo davvero importante e difficile da contenere, quella dell'alcolismo, dipendenza da alcol, che sta colpendo davvero i nostri ragazzi, l'età si abbassa sempre di più. Abbiamo dei numeri che sono allarmanti. Sì. La pandemia non ha aiutato. Non ha aiutato assolutamente la pandemia, anzi, io ho seguito con molto interesse i vostri ospiti di oggi, perché spero che mi sentiate bene. Sì, abbastanza bene. Sì. Ecco, ho seguito con attenzione i vostri ospiti, che comunque hanno affrontato tutti i vari temi che conosciamo bene, ma che è bene far conoscere al pubblico, perché parlare di alcol e giovani, e noi ne parliamo da anni, il Dipartimento delle Dipendenze, con il quale collaboriamo in protezione da anni, ne parla, facciamo dei lavori sul territorio come quello delle scuole. Noi nelle scuole andiamo già da parecchi anni. Abbiamo iniziato con un bel progetto con l'ANCL Città di Torino da già 12-13 anni fa nelle scuole elementari, in quarta e quinta elementare. Abbiamo proseguito con le scuole medie ed ora facciamo proprio dei progetti di peer educator nelle scuole superiori. Abbiamo già fatto degli anni di peer educator e speriamo di poterla riprendere, perché il Covid non ci ha aiutato, ci ha bloccato per questo in quest'anno, ma lo scorso anno siamo ugualmente, nonostante il Covid, riusciti a fare una peer educator al liceo Cavour con 22 ragazzi. Questo ha significato che su 22 ragazzi la ricaduta è stata su 430 ragazzi, perché loro a loro volta hanno fatto lezione ai compagni su 430 ragazzi, la ricaduta è stata decisamente importante. Abbiamo affrontato quello che è il problema dello stile di vita. In effetti parliamo di stili di vita, non dimentichiamo che l'alcol comunque è la prima causa di morte fra i giovani, diretta ed indiretta. Ecco. Presidente, l'audio non è proprio perfetto, magari se riesce a mettere delle cuffiette riusciamo a migliorare la qualità, ecco, perché ci sta fornendo anche dei dati comunque importanti. Ho un computer e un microfono, non vabbè, mi sentite? Torniamo dal dottor Giglio, così intanto diamo tempo alla Presidente di trovare delle cuffiette per perfezionare l'audio, così, perché anche quello dell'alcolismo è una piaga. Sì, è un grosso problema, c'è un problema anche per i giovani, perché in realtà poi, come diceva giustamente la signora De Micheli, è una causa di morte, anche qui diretta o indiretta. Sicuramente cioè oggi un pronto soccorso è abbastanza facile, tra virgolette, mi dicevano i colleghi, di trovare dei ragazzi con problematiche di abuso etilico acuto, non dico in coma etilico, ma situazioni veramente drammatiche. C'è cose che una volta era raro da trovare, oggi è più comune, tra virgolette, e va ancora bene di lusso quando c'è solamente un problema di alcol, perché molte volte poi viene mischiato. Provate a pensare, una delle cose che viene sempre detto, l'alcol insieme all'uso di coca, quindi che è devastante, ma devastante per chiunque, giovani, vecchi, altre cose, perché sono questo.
Il problema poi Quindi questa di abuso. interazione fra diverse sostanze. Sì, in diverse sostanze, e i giovani effettivamente poi, come dire, la pandemia su questo non ha aiutato, perché probabilmente molti sono avvicinati all'alcol in maniera anche solitaria, perché ci può essere anche un momento di un uso, come dire, ludico, no? Ammesso che ci possa essere, il problema poi è porre il limite. Allora, il limite, molte volte i ragazzi non riescono a porselo se non attraverso tutto un insieme di, come dire, incontrolli con gli altri ragazzi. Quindi l'importanza, prima la signora De Micheli alludeva, un po' come ha detto, che sono gli stessi ragazzi che poi, come dire, veicolano l'informazione, Certo. veicolano i modi di vivere meglio, di stare bene, perché anche qui il problema è, esiste solamente un, cioè uno può, tra virgolette, è una cosa che mi ricordo, avevamo tirato fuori una volta, ma si sballa solamente con le sostanze o si può sballare anche con delle cose piacevoli? Allora, anche spostare il piacere dall'abuso è una cosa di non poco conto, cioè bisogna fare quasi dei racconti con loro per capire dove è il piacere, perché effettivamente non dimentichiamoci mai che, sia da un punto di vista neurofisiologico, come siamo costruiti, le zone del piacere sono molto vicine alle zone anche dell'abuso, le vie neuronali che entrano in gioco sono molto simili. Magari ci può indicare anche qualche. Però non ho detto questo, però è molto importante veramente quello di essere presenti e di far sì che gli stessi ragazzi siano protagonisti di questa cosa, perché non possono essere solamente dei soggetti a cui noi diamo, ma devono essere anche loro stessi a prendere in mano, come si dice, la palla e giocarsela. Ok, facciamo una pausa e rientriamo subito dopo. Il Dipartimento delle Eccoci Dipendenze. allora, dipendenze vecchie e nuove droghe, ne stiamo parlando, quindi le nuove dipendenze diffuse tra i giovani. Stiamo parlando con il dottor Angelo Giglio, neuropsichiatra ed esperto in patologia delle dipendenze. Abbiamo in collegamento Ivana De Micheli, presidente ACAT, Associazione Club Alcologici Territoriali. Io volevo fare una domanda prima di entrare nello specifico dell'alcol, perché questa è davvero una piaga, un fenomeno purtroppo in crescita tra i nostri giovani, tra i nostri ragazzi. Quali sono le sostanze di cui fanno maggiore abuso i giovani oggi? Di sicuro cannabinoidi, quindi attraverso poi le La formule, classica canna, la passatemi il classica termine. canna, oppure altre modalità, non, cioè, anche qui, poi stimolanti, psicofarmaci, Stimolanti cosa vuol dire? Cioè. stimolanti tipo chetamina, perché poi bisogna tenere conto che ci sono poi alcune sostanze, alcune cosiddette droghe, che sono anche situazioni, a seconda del luogo in cui tu sei, sono quelle tipo chetamine e altre, sono sostanze che vengono chiamate tecnicamente entactogene, cioè tu le utilizzi in alcuni contesti e, come dire, ti permette di, ti modifica anche la percezione tua e degli altri rapporti, quindi entactogene vuol dire che mimano l'entrare in contatto con gli altri in maniera più facile, più semplice, c'è un po' un abbassamento delle difese. Non verso gli altri. E sono le sostanze che di norma, tipo chete e altro, che sono usate nei grandi eventi musicali. Anche qui non possiamo dire l'evento musicale crea, diciamo ci sta dentro tutto, no? Poi ci sono appunto poi l'alcol, ecco una cosa che molti si dimentichiamo, ma secondo me il consumo di alcol insieme ad altre sostanze, perché poi l'alcol, come dire, è un po' un condimento. Alle volte è l'unica, è la base, ma altre volte è il condimento di consumi insieme ad altro. Anche qui l'alcol, bisogna differenziare l'alcol dai superalcolici, perché abbiamo una cosa che io notavo, che i giovani cominciano sempre prima a utilizzare superalcolici, visto che è un modo tipicamente nordico, del nord Europa, paesi del nord, che usano il superalcolico, mentre noi siamo abituati fin da piccoli, bene o male, Ma perché entra in circolazione prima? Adesso io Eh beh, sono astemia, per cui facevo proprio la domanda da crea molti più astemia. danni, crea molti più dal punto di vista patologico del corpo. Superalcolico crea danni maggiori. Chiaro, anche questo lo fa, E poi a dipende. qualsiasi livello, purtroppo. Più o meno sì, perché poi i Più o meno sì. danni sul cuore, sul fegato, sul cervello, su altri organi sono fondamentali. D'altra parte, non dimentichiamoci che c'è sempre un'associazione positiva tra patologia tumorale e consumo di alcol.
E poi se non può aggiungere, consumo anche di sigarette, no? Che sono ecco, i tre. Un'altra dipendenza, i tre. Certo. Poi condiamo il tutto con lo stress della vita moderna, per far usare, giocare una vecchia frase, e abbiamo poi il perché di alcune questioni. Ecco, ricordiamo, quindi, è brutto fare la parte della zia pesante e noiosa, che questi cocktail possono essere mortali. Questo, se c'è qualche ragazzo che ci sta seguendo, che in questo momento non è a scuola, che in questo è, mi raccomando. Sì, alcuni cocktail sono mortali. Cioè alcune associazioni sono pesanti. Il problema, come sempre, è che bisogna dare informazione. Allora qui anche qui non bisogna essere, dire no, perché molte volte la prevenzione, quando si parla anche delle sostanze, eccetera, ma voi fate prevenzione e quindi inducete al consumo. No. Il problema è come la si fa. E qui Ivana può entrare su questa roba qua. Come la fai? Come lavorate con i ragazzi, Ivana? Guardate, mi piace ricordare una frase di Socrate che dice: io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farvi pensare. Noi entriamo nelle scuole dicendo questo. Non diciamo ovviamente noi proibiamo l'alcol, perché partiremo col piede completamente sbagliato. Non partiamo dicendo proibiamo nulla, noi dobbiamo farli ragionare. Questi ragazzi hanno tutti un grande cervello e vi assicuro che la Peer Educator ci fa stare a loro contatto 40 ore in una settimana di full immersion. All'inizio sono tutti molto perplessi, anche un po' chiusi. Dopo, quando si aprono, i ragazzi sono straordinari. Mi piacerebbe proprio farveli anche conoscere, perché sono tutti ragazzi. Alla fine. Informazione. È vero. Come diceva prima il dottor Giglio, sono gli stessi i primi veicoli di informazione. Esatto. È potentissimo. Noi possiamo farli ragionare, ma sono loro che, se ne sono convinti, sono in grado di trasmettere nel modo corretto ai loro compagni questi strumenti e queste nozioni che noi diamo. Ci siamo accorti anche che i genitori, con i quali ovviamente entriamo altrettanto in contatto, e con gli insegnanti, perché noi entriamo in contatto con i ragazzi, ma prima abbiamo incontrato i genitori e i ragazzi. Cosa difficile, non ve lo nego, è incontrare i genitori, i quali hanno sempre tutt'altro da fare che interessarsi dei figli, no? Sembra che li parcheggino talvolta a scuola, soprattutto quelli piccoli. Comunque, quando riusciamo ad incontrare i genitori e entriamo in contatto con loro, anche lì non è facile spiegare che l'alcol è la prima sostanza di morte fra i giovani, diretta o indiretta, come ho già poc'anzi detto. Quindi più delle droghe. L'alcol è una droga legalizzata. È una droga, l'alcol è una droga. Cioè, non è che l'alcol, perché è demone poi dello Stato o altre cose, non è. Cioè, è una droga pure quella. La droga ha a che fare, col termine droga vuol dire anche farmaco, no? Quindi rimedio. E come la si usa? È in termini di, passatemi in termini di posologia, di funzione d'uso. Se la funzione d'uso è che io uso alcol, per cui se devo andare a un incontro importante devo essere leggermente brillo, se no non reggo, quello non è più un uso, come dire, non lecito, normale, è già un uso che diventa poi dipendente, diventa rischio, perché io ogni volta collegherò, per affrontare quella situazione che mi crea ansia, mi tiro giù dell'alcol o quello che sia. Cioè, questo mi manda un po' una situazione in cui questo diventa poi un costante rinforzo, e questo è un meccanismo tipico che dal consumo normale diventa poi consumo dipendente, consumo patologico, e scattano i danni. Certo. No? Confermo tutto quello che dice il dottor Giglio, perché è verissimo. L'alcol è una droga a tutti gli effetti, soltanto che è una droga legalizzata, noi la troviamo ovunque, anche se ci sono i divieti di somministrazione, di vendita a minori, sappiamo anche quanto sia difficile farli rispettare, ci stiamo provando tutti quanti insieme, ma di fronte al commercio teniamo presente quelle che sono le cifre di questa sostanza. Noi, per quanto è l'investimento della sanità sulla promozione, sulla prevenzione, è 100 volte tanto almeno quella che è solo della pubblicità. Sto parlando non di produzione, ma di pubblicità sull'alcol. Quindi possiamo avere soltanto un'idea di quello che sia, con chi stiamo combattendo. Noi siamo in una società alcolica, siamo immersi, non siamo liberi di non bere.
siamo in una società alcolica, comunque non possiamo che vedere questo. Come vengono pubblicizzati gli shortini dei ragazzini, i succhi di frutta con dentro piccole quantità di vodka che poi portano i ragazzi ad assumere sempre quantitativi diversi per ottenere lo stesso effetto, fino ad avere 10, immagino, fino a sviluppare una dipendenza, e che poi dopo andiamo a finire ai servizi per le dipendenze, che sono ovviamente in difficoltà per i vari tagli e con i quali collaboriamo da anni con ottimi risultati. Cerchiamo tutti insieme sul territorio di dare delle risposte. Ci proviamo, ecco, noi abbiamo uno sportello di accoglienza al Mauriziano, lavoriamo anche con il Mauriziano, lavoriamo su tutto il territorio, quindi proviamo a dare delle risposte anche ai genitori che non sanno come comportarsi, però questi ragazzi, vi dirò che presi in un certo contesto sono veramente la nostra risorsa più che gli adulti, ecco. Certo, proprio per questo vanno incanalati nella giusta direzione, vanno rimessi sulla strada giusta e, come ci spiegava il dottor Giglio, comunque i risultati si ottengono. Assolutamente. Questo anche per lanciare un messaggio positivo alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Assolutamente. Cioè, di sicuro rivolgersi appunto alle antenne che sul territorio, che possono essere i servizi, può essere l'ACAT, cioè secondo me tra servizi e tra risorse bisogna creare sempre di più una rete, cioè più si lavora in rete, più c'è uno scambio, perché voglio dire, uno potrebbe anche parlare di questo problema del figliolo che ha col medico di base, se il medico di base non è un po' attento ad altre questioni, o per esempio sapere indirizzarli ai CERT, indirizzarli, c'è lo sportello di cui diceva Ivana Di Micheli, che è importante, cioè, tutte queste cose vanno messe in connessione, vanno rese note, cioè la stessa scuola deve avere tutte le informazioni da dare e compagnie varie. Poi è chiaro che una prevenzione ben fatta, selettiva, eccetera, come viene fatta, anche se negli ultimi anni tra Covid e tagli alla sanità pubblica stanno diminuendo. Io mi ricordo che io fino a 3 anni fa lavoravo, mi ricordo, per me era l'impostare la prevenzione era fondamentale, tanto quanto la terapia, tanto quanto la clinica, perché la prima terapia è la prevenzione. Cioè, questa me la ricordo, è una cosa che ho imparato quando ho iniziato a fare questo mestiere quasi 40 anni fa. Cioè, la terapia diventa efficace se viene fatto un buon lavoro di prevenzione, ai vari livelli, ai vari luoghi, cioè non c'è la prevenzione P e basta. Sono tanti modi di fare prevenzione, anche solamente quello di confrontarsi, di mettere insieme, annodare. Questo è molto importante. Perché e anche il fatto che voi comunicate e che noi riusciamo ad arrivare ai telespettatori, alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo da casa, perché questi problemi purtroppo sono molto molto diffusi, quindi dobbiamo trovare tutti i canali per poter arrivare al cuore, alla sensibilità di chi ha questo problema. Dobbiamo fare una pausa, rientriamo subito dopo, una puntata che sta davvero volando. Grazie. Rieccoci insieme, siamo nell'ultimo blocco purtroppo di questa puntata che io ho trovato davvero preziosa, abbiamo avuto dei grandi professionisti che ci hanno dato una mano, ci stanno dando una mano per lanciare dei messaggi a chi ci sta seguendo da casa in questo momento, agli amici e alle amiche che sono sintonizzati su questa nostra diretta. Dottor Giglio, lei ci ha spiegato molto bene i consumi, come sono cambiati nel tempo, come si sono modificati i consumi patologici, le dipendenze, ma oggi cosa possiamo dire davvero a chi ci sta seguendo per fornire un prezioso consiglio? Quale tabù dobbiamo abbattere, invece cosa possiamo e dobbiamo fare? Beh, dobbiamo abbattere il tabù che le droghe, le dipendenze sono il diavolo e noi siamo l'acqua santa. Passate questo termine, cioè non sono né l'uno né l'altro, perché noi potremmo dire, qui faccio un discorso molto iconoclasta, che l'alcol è presente nella religione cristiana da sempre, no? È il sangue di Cristo, non si offenda nessuno, ma è molto importante questo fatto che a livello simbolico l'alcol esiste in quanto tale, il nettare e compagnie varie. Detto questo, dovremmo proprio intorno, adesso uso l'alcol, ma intorno alle dipendenze, adesso sta al mondo della dipendenza patologica,
non deve essere appunto divisivo, non è siamo d'accordo o non siamo d'accordo, li puniamo o non li puniamo. Sicuramente è una società che deve ancora crescere intorno a queste problematiche. Io penso che l'aiuto che noi dobbiamo dare, almeno gli esperti che si deve dare, è quello di aiutare le persone a riflettere sui consumi, a riflettere che attraverso tutti, cioè la possibilità di diventare dipendente da un qualche cosa, da un comportamento esiste. Pensate che oggi noi probabilmente utilizziamo anche un po' una ridondanza di termini dipendenza, perché si parla di dipendenza affettiva, dipendenza da shopping, sesso compulsivo, tutte situazioni in cui che cosa avviene? Fondamentalmente che la persona perde il controllo di alcune sue azioni. L'altro, e quindi questo va compreso, va un pochettino capito, l'altro di fare informazione, ma non informazione, come dire, autoritaria, informazione di quelle non si fa, è brutto, è peccato. Noi in Italia ogni volta che tiriamo fuori il termine droga, il termine dipendenza, il termine cannabis terapeutica, apriti cielo, non si può fare, non si può dire. Allora questo è l'anticamera del pregiudizio, questa è l'anticamera per cui la persona che consuma alcol o abusa di alcol, ormai è un reietto. Sappiamo tutti che non è vero, ha una sua storia. La persona, se adeguatamente supportata, può farcela, può fare un cambiamento. Non può dimenticare di aver consumato e abusato di alcol e altre sostanze, ma però per poter accettarsi, uso un termine che a me non piace molto, di essere un ex, cioè qualcuno che nel passato è stato, bisogna anche a un certo punto accettare che tu puoi dire ho avuto questa esperienza e non sentirsi giudicato, perché l'altra questione grossa è che c'è un giudizio, no? Come tu, e quindi provate a pensare, si dice che la persona con dipendenza patologica è una persona inaffidabile, in genere ci venderebbe anche sua madre per la dose, per il bicchiere, altre cose. Sono delle affermazioni che possono anche alludere a una verità. Però questo concetto dell'inaffidabilità della persona permane anche quando la persona ha effettuato un cambiamento, ha ripreso le sue capacità. Allora questa questione qui ha a che fare allora con dei modelli sociali che andrebbero un pochettino rivisti. Infatti la cosa che dicevo prima è che in Italia dopo 12 anni si è fatta una conferenza nazionale sulle droghe, chiamate droghe. Ci si è messi un bel lungo mentre a fare una conferenza nazionale sull'alcol, perché ci sono due anche lì, e che poi non si è fatta slittare. Cioè dal punto di vista non vorrei diventare un po' un qualunquista, ma la classe politica proprio di questa roba non gli chioda più di tanto. Cioè, e ogni volta che si parla subito il posizionamento destra-sinistra, non è vero. Cioè l'alcol non è di destra e di sinistra. L'eroina, idem con patate, cioè, sono tutte delle affermazioni che trovo il tempo che trovo. Bisogna solamente dire è un problema, è una sofferenza per la persona, per le famiglie, e quindi Certo. attivare tutte le strategie possibili. Anche la regolarizzazione di alcune sostanze, perché uno Stato dovrebbe essere in grado di dire regolare i consumi. Poi Che va a stroncare un mercato dietro. c'è un mercato, ma anche lì non possiamo far finta che non esiste il mercato, si vuol dire il mercato delle droghe illegali perché appunto, e che sono in mano a delle lobby di potere che non sono gli stati, che fanno paura, cioè ci sono alcuni narcotrafficanti che hanno delle ricchezze quanto il PIL dell'Austria. Mi ricordo i dati che hanno tirato fuori alcune organizzazioni anche governative, no? Che a questo punto dobbiamo renderci conto da una parte, dall'altra dobbiamo renderci conto anche che non basta solamente dire non si fa, è brutto e cattivo. Dall'altro, per esempio, il discorso dell'alcol, non possiamo non tenere conto, penso che Ivana prima lo alludesse, che questi girano svariati pacchi di miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro. Ecco, infatti Allora adesso torniamo da Ivana perché i lì il minuti. problema è quanto noi dobbiamo ingaggiarli. Ragazzi, noi non vogliamo mettervi alla fame, no, perché questo è il discorso quando i commercianti, mi ricordo, negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato sulla notte, la movida, si stava riuscendo ad arrivare a degli incontri con i commercianti, con i servizi, noi di Pineta, voglio dire, ma proviamo un po' a trovare, almeno a regolare, a ridurre da una parte i danni, ma anche i rischi e quindi in che modo. Non era facile,
per esempio anche quella sull'alcol, nel dire, non so, dire, aiutare anche le persone, non stimolarle, oppure il fatto di dire, ti sei preso una, mi ricordo sempre quella di dare la bottiglia con dentro delle informazioni sui rischi dell'alcol. Una cosa che non era piaciuta molto, tu non so, compri la bottiglia, non la finisci, in genere la butti al ristorante. Con alcuni ristoranti si è detto no, a questo punto entrare in una compagnia varia, davano, come dire, la bottiglia da dare a casa, in molti posti del doggy bag, che è chiamato scherzosamente, cioè i cibi che ti vengono confezionati. Oh, non so, Ivana, come replichiamo? Che il tempo purtroppo sta sì. volando. Sì. Non ci sentiamo. Abbiamo toccato grandi argomenti e sarebbe bene anche ripeterla una puntata così perché è molto sentita, molto importante. La faremo dedicata Non, interamente poss all'alcol, sì. sì, non possiamo toccare le produzioni e non possiamo toccare nulla. Proviamo a parlare veramente di incentivare quelli che sono la prevenzione. Se noi lavoriamo sulla prevenzione e sull'informazione corretta, otterremo dei risultati diversi. Dobbiamo investire sulla prevenzione. Investire sulla prevenzione significa anche risparmiare poi in seguito, perché i danni che abbiamo sul territorio per questo sono veramente rilevanti, i danni sia economici, ma che anche sulle persone, sui ragazzi, sulle famiglie, su quelle che sono le ripercussioni sulle famiglie. E su questo siamo d'accordo. Cosa possiamo fare? Una delle regole che potremmo mettere è assolutamente non continuare a somministrare alcol laddove vediamo una persona che è già alterata. Non riusciamo nemmeno a far capire questo ai baristi, nei locali. Se una persona è già alterata, perché devi continuare a somministrare alcol? Perché non ti interessa del danno che stai procurando, né a lui né alla comunità, perché Ma infatti soltanto bisogna. di ieri Certo. l'incidente, no? Questo è molto importante. Per esempio, io da quando sono in pensione un po' prima, mi sono avvicinato al discorso degli assaggiatori di vino, no? E sto portando, adesso spero di finire i miei vari corsi, eccetera, proprio a dire, forse noi, associazioni, tipo la ONAV, l'AIS e gli altri, dovrebbero fare dei corsi di prevenzione verso tutti coloro che nel campo della catena, della ristorazione, eccetera, fare informazione e aiutare il barista e gli altri a essere coerenti. Cioè, se uno è già altro ad alcol, stop, non si somministra più. La legge lo dice, ma sappiamo che le leggi sono fatte per essere costantemente infrante. Però dobbiamo creare degli stili di relazione tra il barista e il cliente. Perché, secondo me, già io ritengo che quando si parla di assaggiatori, eccetera, lo dico ma così, secondo me se tu conosci bene rischi molto bene. Cioè, è difficile che tu vedrai un assaggiatore veramente tale ubriacarsi, non lo farà mai, perché per lui è il piacere di dire questa cosa, quest'altra cosa, ma questa è una cosa a parte. Però secondo me quello di far sì di aiutare chi per lavoro questo deve farlo, sì, però questo non viene fatto. Attenzione, no, sono d'accordo con Ivana, vanno sicuramente aumentate la prevenzione. E poi sono d'accordo, la prevenzione migliora la terapia nel lungo, sia la persona che il sistema. Giusto. E No, siamo purtroppo concordo. in chiusura di questa nostra diretta. Io devo davvero ringraziare il dottor Angelo Giglio, neuropsichiatra, esperto in empatologia delle dipendenze. Grazie per il prezioso contributo, per quanto ci ha spiegato e raccontato, per i consigli che ci ha fornito. Così come ringraziamo Ivana De Micheli, presidente ACAT, in collegamento Associazione Club Alcolologici Territoriali. E ringraziamo anche la dottoressa Barbara Giacobbe che ci ha tenuto compagnia nella prima parte di questo nostro appuntamento, psicologa e psicoterapeuta. Termina qui questa puntata e speriamo di aver aiutato qualcuno da casa a capire un po' di più il percorso da fare, da intraprendere, qualora Come si dice al stiano. sud, spero mambin. Spero bambini, va bene, grazie. Speriamo bene. Grazie di cuore a questi grandi Ok, professionisti, grazie. grazie agli amici che hanno Grazie seguito da casa questa nostra puntata. Quindi noi ci vediamo.
domani. Grazie. Ciao.